Ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gospodin s vama. Istukom tvojim. Čitanje Al Vangelo secondo Marko. Slava tebi, Gospodine. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A te, Cristo. Draga braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, vorrei iniziare con alcuni messaggi saggi. Il primo messaggio è: l'onore può essere tolto, ma si può soltanto perdere. Poi, l'impegno verso se stesso è che l'uomo protegga l'umanità, dignità umana nella propria persona, per propria personalità. La vita è come la facciamo noi, e dall'altra parte la nostra vita è così come la fanno gli amici che abbiamo scelto. Il libro della Sapienza, dal quale abbiamo sentito un brano, quindi la prima lettura, è stato scritto in greco per gli ebrei che vivevano tra i pagani. Si vede che lo scrittore desidera proteggere i suoi concittadini dagli influssi negativi. L'ideale dell'uomo dell'epoca era diventare militare o uomo d'affari che non lascia nessuno davanti a sé e vede la propria grandezza nei successi nuovi, anche se questo è per il male degli altri. I discepoli, gli uomini che si sentono oggi nella lettura, sono le persone che mettono a prova il giusto. Il
Loro non è che non credono in Dio, ma vogliono perseguitare i giusti. Loro si comportano male verso il giusto per quattro motivi. Il giusto si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Ci dà fastidio con le cose che fa e dice. Poi si vede che queste persone arroganti vogliono mettere alla prova il giusto, vogliono vedere se il giusto veramente rimarrà fedele al suo credo quando sarà la vittima della violenza. I messaggi sono concreti. Lo scrittore del libro della Sapienza mette al primo posto i giusti tra popolo, il giusto che cerca di vivere i comandamenti di Dio in tutto, si appoggia a Dio e alla sua bontà. Dall'altra parte, i violenti seguono la mentalità della maggioranza. Ma credono che pure che saranno salvati coloro che sono giusti. Loro credono che uno che è giusto non può essere, Dio non può permettere che questo giusto sia umiliato. Allora vogliono umiliare il giusto, deriderlo e poi condannarlo a morte. Senza motivo. Il suo comportamento lo osserveranno e guarderanno se il giusto è veramente mite e paziente, e quando lo uccideranno guarderanno se Dio verrà in suo soccorso. Il giusto di questa lettura è l'immagine di Gesù pronto alla morte. La lettura dell'Antico Testamento è la base del Vangelo d'oggi, e il Vangelo d'oggi parla di due momenti collegati nella tradizione ebraica. Gesù è ancora in Galilea, ma dopo che Pietro l'ha riconosciuto Messia e dopo che ha annunciato la sua morte, lui non rivolge più la parola alla folla, ma ai dodici. Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini. La prima Chiesa ha spiegato a se stessa il valore della morte di Gesù, accettata per la fedeltà a Dio e agli uomini. Gesù ai suoi discepoli ha parlato chiaro: il regno dei cieli, che lui predicava e testimoniava, arriva non solo per mezzo della sua predicazione e dei prodigi e miracoli, ma anche attraverso la sua croce e la sua morte. Gesù, nella seconda volta, annuncia la sua morte, e i dodici non capivano queste parole. I discepoli non arrivano a capire il Venerdì Santo e hanno timore di interrogarlo. Loro, i discepoli, vogliono diventare più intelligenti di quello che sono. Gli manca quella semplicità, la sincerità che hanno i bambini, che non hanno vergogna di domandare qualsiasi cosa ai loro genitori, i loro maestri e gli altri. In un'altra occasione i dodici sognano chi è più grande
chi tra loro fosse più grande. Gesù li insegna in che cosa consiste la grandezza. Li ripete continuamente. Certamente il gesto, quando Gesù ha messo il bambino, ha messo al centro, ha le caratteristiche importanti. Sulla via verso Gerusalemme Gesù desidera stare solo con i discepoli, perché desiderava insegnare i discepoli. Quando si parla di Gerusalemme si pensa alla fine della sua vita terrena. Per la seconda volta Gesù annuncia che cosa sta davanti ai suoi occhi e che cosa succederà. A Gerusalemme la situazione si è complicata. Il suo insegnamento di un Dio misericordioso ha toccato le persone egoiste, ma Gesù spiega e dice: la violenza umana non avrà l'ultima parola, perché Dio è più forte di ogni morte. Dio non chiuderà la porta davanti agli uomini. I discepoli avevano timore di interrogare Gesù sulle parole che aveva detto, ma loro sentono che l'annuncio di Gesù tocca anche loro vite. Come ha reagito Pietro quando ha sentito parlare Gesù della sua morte? Diceva al suo maestro di non accettare questo cammino e Gesù l'ha rifiutato in modo energico. Loro presentono che essere l'apostolo è qualcosa di molto diverso di quello che loro credevano. Ripeto ancora, loro pensavano di essere sulla sua sinistra o sulla destra, pensavano alla carriera, successo umano. Chiudono gli occhi e si comportano come se non avrebbero cresciuto mai, come se non avrebbero diventati mai adulti. Lasciano Gesù solo, immaginatelo, e loro giocano il loro gioco che conoscono bene. Questo gioco è interessante per loro. Loro parlano chi tra di loro è il più grande, chi è il primo, chi è l'ultimo. Tra i dodici non hanno capito che il figlio dell'uomo, Gesù, loro maestro e signore, mette fuori, non è in vigore la regola del loro gioco. Loro non hanno capito niente e avevano timore di interrogarlo. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, il contenuto della predica di Gesù, come sempre, è chiaro. Il figlio dell'uomo sarà consegnato agli uomini, nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. È difficile capire che i discepoli non l'hanno compreso. Quindi loro hanno capito le parole, ma non hanno capito il contenuto. Non l'hanno capito perché avevano timore di interrogarlo, altrimenti, e non lo sapevano, avrebbero ricevuto i nuovi doni. Vječnom razmišljanju u kategorijama osgor i odozdo
vladati e služiti. I discepoli hanno pensato chi sarà il primo, invece qui si parla di chi è il primo e chi è l'ultimo davanti alla croce del loro Signore. I discepoli non pensano a null'altro ma a discutere sulla posizione e sulla loro carriera. Gesù dice a tutti nella Chiesa, a me e a voi stasera, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Ova izreka, misli na Kristovu izreku, najprije govori nešto o samom Isusu. Questa frase dice prima di tutto qualcosa di Gesù, Salvatore e Redentore. Lui non era umile in modo sbagliato, ma non era nemmeno superbo, orgoglioso. Sapeva bene che aveva le capacità per aiutare gli uomini, ma la sua importanza non la approvava essendo il re, ma essendo il servitore. Non ha amministrato né l'uomo né la sua libertà, né quello che l'uomo aveva. Lui che agiva così, adesso lo chiede e lo vuole dai suoi discepoli in tutti i tempi. Non lo chiede solo ai dodici e ai papi che l'hanno seguito, ma lo chiede a tutti i fedeli. Chi sente che Dio gli ha dato il dono di amministrare, di guidare, lo mostri nel servizio, essendo servitore di tutti. Questo riguarda noi sacerdoti, a voi cari genitori e tutti gli uomini di buona volontà che nella propria vita vogliono fare qualcosa di particolare. Lo possiamo fare perché accetteremo Gesù Cristo, lo comprenderemo e lo seguiremo con entusiasmo e generosità, e non come lo fecero i primi discepoli, ma all'inizio. Dopo sono cambiati anche loro. Questa immagine è molto interessante a noi cristiani. Il bambino che è puro, un essere puro. Il bambino ha il cuore puro, ha la mente chiara, non è egoista. Questo deve essere la nostra prassi con coloro che sono insignificanti nella quotidianità. Invece di noi ci fa cristiani, ricordiamo Madre Teresa, Giovanni Paolo II, San Francesco d'Assisi, eccetera. Non erano le persone famose nello sport o qualcosa di simile, erano seguaci unici di Gesù Cristo, del suo amore e del suo regno. Dove guardiamo il mondo in questo modo e accettiamo coloro che sono insignificanti, non hanno diritto, quando non guardiamo la bellezza, il successo, lì guardiamo il mondo con gli occhi di Gesù, guardiamo con gli occhi di Dio, e questo è molto importante. In questo tempo pieno d'angoscia abbiamo bisogno di queste persone che hanno tale mentalità nel loro cuore. E questo dovrebbe essere il nostro esercizio quotidiano. Forse anche noi riusciremo in questo esercizio, forse anche noi saremo entusiasti a causa dell'innocenza di un bambino, della sua apertura, eccetera. Cari fratelli e sorelle, zabadati glavu u pjesak. Non ci aiuta a chiudere gli occhi.
Incomprensibile che il genitore oggi non può ordinare nulla al figlio e spesso i genitori non possono nemmeno consigliare i figli. Come è sbagliato questo, sia per i genitori sia per i figli. Il Vangelo annunciato nella nostra situazione, nel nostro spazio, e questo sembra sia così, lo dice anche Papa Francesco. Oggi gli atei di tutti i generi sono attivi, senza scegliere i mezzi per diminuire la grandezza del Vangelo e della Chiesa. Desidero dire chiaro che il Vangelo vale per tutti in questo nostro spazio, ovunque viviamo. Soprattutto vale per noi sacerdoti, per i nostri sacerdoti, Papa, cristiani, senza eccezione. Sottolineo ancora, non è la soluzione tacere quando bisogna parlare, non è la soluzione chiudere gli occhi. Vorrei terminare con le parole belle da un cardinale di Vienna, ormai defunto. Vorrei che la mia e la tua Chiesa, tutti i cristiani, vivano per una tale Chiesa come l'ha presentato il cardinale defunto di Vienna. La Chiesa di Cristo dovrebbe essere la Chiesa che invita, la Chiesa delle porte aperte, la Chiesa che dona calore come una madre, la Chiesa dei morti, vivi e ancora non nati, la Chiesa di coloro che erano prima di noi, che sono ora con noi e verranno dopo di noi, la Chiesa che ha la compassione, gioisce con gli altri e triste con gli altri, la Chiesa che con gli altri piange e sorride, la Chiesa che non è strana e non fa le cose strane, la Chiesa umana, la Chiesa che può aspettare come aspetta una madre, cerca i propri figli e li segue, cerca gli uomini dove sono nel lavoro, nel divertimento, ovunque, sugli stadi sportivi, nelle case, la Chiesa delle feste grandi e dei momenti tristi, la Chiesa che non mette condizioni, la Chiesa che non entra nella politica, nella morale e non dà i certificati di una condotta buona, ma la Chiesa dei poveri, piccoli, senza successo, la Chiesa dei stanchi, di coloro che hanno fallito nella vita, nella vocazione, nel matrimonio. Vorrei che la nostra Chiesa sia la Chiesa dei quelli che hanno valore e non hanno, la Chiesa dei santi e dei peccatori, la Chiesa senza dichiarazioni troppo devote, ma la Chiesa che aiuta. Cari fratelli e sorelle, preghiamo di poter riconoscere una tale Chiesa sia qui a Međugorje sia nel mondo intero. Amen.